Benvenuti a TG Verona e Provincia. Come sapete siamo in periodo di carnevale e qui a Verona si è svolta presso l'Arsenale il carnevale dei bambini alla presenza del papà del gnocco e di altre numerose maschere. Noi siamo andati a vedere l'evento. Siamo al Carnevale dei Bambini all'Arsenale di Verona per la prima edizione. Ci sono tanti divertimenti per i bambini e soprattutto una bellissima ed interessante mostra di sculture e pitture realizzate dagli alunni delle scuole apportiane di Verona e dalle terze A e D della scuola Citella dell'Istituto Comprensivo di Bussolengo. Abbiamo qui la direttrice, Suor Anna, delle scuole apportiane. Perché le scuole apportiane al Carnevale dei Bambini? Il perché è presto detto. L'entusiasmo della signora Alicia Massella ha contagiato in modo bello e positivo i genitori e i bambini, che hanno lavorato con entusiasmo e con impegno e con maestria, perché Licia li ha guidati, e il risultato è molto bello. La signora Licia ha parlato di una prima mostra che spero continui ad esserci nel tempo. Che onore avere qua le maschere del Carnevale di Verona, il Carnevale del Baccanal. Grazie infinite a Licia che ci ha dato una mano grandissima, davvero grandissima. È stata artefice più di noi come organizzazione di questa bellissima festa che sta avendo un buonissimo successo vista l'affluenza di tanti bambini e siamo contenti. Aspetteremo la fine della giornata per fare tutte le valutazioni del caso, ma è già un grande successo. Quindi grazie al Carnevale, grazie a tutti i bambini e alle famiglie di Verona. Io sono la maschera del Porto San Pancrazio, Resse al Tucchio, insieme con la regina Caterina. È un grande onore essere a questa prima manifestazione del Carnevale di Bambini. E dove ci sono bambini ci devono essere sempre anche le maschere, appunto, per il grande carnevale. È un grosso piacere per noi, appunto, essere qui e far contenti i bambini, a vedere i bambini a sorridere. Buongiorno, sono il 487esimo Sire, Papà del Gnocco. Sono venuto qua per conoscervi, per portare avanti anche la maschera, come il Papà del Gnocco e le altre maschere di Verona, per farvi conoscere tutto il carnevale che un domani magari portate avanti anche voi. Speriamo, tanto vi ringrazio e buon carnevale a tutti e ci vediamo alla prossima. Buongiorno a tutti, sono il 44esimo Simeone dell'Isola, ovviamente vengo da Piazza Isola come dice il nostro nome, sono qua per vedere se riusciamo a trovare degli adepti, degli altri Simeoni o delle altre maschere qui fra i piccolini che sono i più adatti per portare avanti il carnevale, ormai noi abbiamo dato e cercheremo di dare ancora. Grazie per tutto e alla prossima. Sono contento di rappresentare questa maschera di Verona, grazie al gruppo Madonna Verona e auguro un buon carnevale a tutti. Grazie. Cambiamo completamente argomento, parliamo di un'iniziativa dell'assessorato alle politiche giovanili del comune di Verona, che prevede appunto che ragazzi tra i 14 e i 18 anni suonino marciando alle varie manifestazioni ed eventi del territorio veronese, portando appunto brani moderni e allegria. E noi siamo andati appunto a intervistare alcuni di loro. Sono Massimo Rizza, uno dei tre responsabili della Marching Stone Band. La Marching Stone Band di Verona è un progetto che è partito circa 6 anni fa.
l'assessore alle politiche giovanili Roberto Benetti ha chiamato me personalmente per allestire un progetto per i giovani di Verona. E io insieme ai miei colleghi Giordano Bruno Tedeschi e Emanuele Fracca abbiamo progettato questa attività per i ragazzi dei licei di Verona. Facciamo base al liceo Montanari, che è il liceo musicale della città, ma fanno parte di questa band anche i ragazzi che vengono da tutti gli altri licei e scuole superiori della città. Noi suoniamo in eventi che riguardano la città, ovviamente durante i carnevali, ma anche in altri eventi promossi magari dall'amministrazione comunale. E facciamo un percorso di studio e di prove da ottobre a febbraio e da febbraio in poi facciamo solo uscite e le nostre performance sono brani giovanili suonati con il movimento del corpo. Le nostre finalità, oltre che musicali e artistiche, sono proprio quelle di far vivere la musica ai ragazzi in un modo diverso, molto divertente, ma nello stesso tempo in modo anche molto disciplinato e serio, perché per fare questo gruppo ci vuole anche un impegno di movimenti, oltre che di note, quindi di strumento tecnicamente musicale. Passiamo adesso dalla musica allo sport con un'iniziativa molto particolare di Matteo Ambrosi, il quale appunto ha realizzato questo progetto per favorire il benessere di giovani sia in fase di infanzia sia adolescenti attraverso appunto la pratica sportiva, permettendo appunto di acquisire competenze a 360 gradi utili per vivere al meglio la vita di tutti i giorni. Vediamo il servizio. Mi chiamo Matteo Ambrosi e sono un tecnico industriale specializzato che però nella vita ha una grande passione per il calcio. Sono un allenatore UEFA B che ha messo in campo sportsereno.it, un contenitore di idee e di attività legate allo sviluppo cognitivo, sociale e motorio per i bambini. Tutte competenze che rendono di sicuro beneficio, secondo studi scientifici, al benessere psicofisico del bambino. Sono nato e cresciuto a San Bonifacio e devo ringraziare anche le realtà del territorio per avermi sostenuto e aiutato a sviluppare sportsereno.it. Sportsereno.it nasce nel 2012 e segue recentissimi studi che dimostrano come rendere più intelligente un bambino attraverso attività motorie, sviluppo delle funzionalità cognitive e della flessibilità. Tutte queste competenze abbracciano ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a fare. Tutti coloro che hanno a che fare con l'aspetto educativo dei bambini dovrebbero inserire nel proprio programma didattico anche lo sviluppo dell'empatia, lo sviluppo del problem solving, del making decision, tutto ciò che rende un essere umano in grado di superare ciò che va fuori dalla zona di comfort, ciò che lo mette in difficoltà. Questo succede su un campo di calcio e succede anche fuori. Ed è importante dare questi strumenti quanto prima. Sportsereno.it, grazie alla collaborazione anche di diversi tecnici del settore, ha sviluppato un'attrezzatura sportiva che mette in campo un metodo. Spinto dalla voglia di lasciare un settore giovanile migliore di come l'ho trovato, ho messo in campo tutta la mia passione per creare un protocollo suddiviso da tre parti, suddiviso da aspetto cognitivo, life skills e abilità motorie. Questo protocollo è a sostegno di un'attrezzatura da me brevettata che per mezzo del pallone rende ludico l'intera proposta e grazie a una grandissima variabilità di settaggi facilita la vita sia dagli allenatori sia per chi ha bisogno di educare le attività motorie.
le grandi istituzioni italiane come la FIGC e il Ministero dell'Istruzione stanno investendo centinaia di milioni di euro per sviluppare le attività giovanili. Ringrazio tutti quanti, vi saluto e vi aspetto sulla mia pagina Facebook di Sport Sereno e ringrazio soprattutto magari quei partner industriali che mi daranno una mano a lasciare un segno concreto nel mercato e, perché no, nella vita di tutti i bambini del prossimo futuro. E il miglior modo per prevedere il futuro è quello di crearlo. Cambiamo completamente argomento. A partire dal 22 febbraio al Teatro Camploi di Verona si terrà Tendenze, la rassegna veronese dedicata ai musicisti di tutti i generi, sia di fama internazionale e nazionale. Inizierà appunto con Idan Reichel, musicista e compositore israeliano di fama internazionale. Tra le sue composizioni ricordiamo le sue collaborazioni, quelle con Mina e Celentano, e inoltre lui è stato anche il compositore del singolo Amami Amami. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo unico, all'incontro di diverse culture che l'artista appunto ha incontrato durante la sua lunghissima carriera. Questa era l'ultima notizia per la giornata. Vi ricordo di seguirci sul nostro canale Facebook e YouTube TG Verona e Provincia. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ci vediamo alla prossima edizione.